Riprendiamo il nostro viaggio tra le eccellenze e le peculiarità della nostra Campania. Vediamo immediatamente la cartolina. Agerola è nota non solo per i suoi paesaggi mozzafiato, panorami incantevoli, per la cultura, le tradizioni, per la sua bellezza incontaminata, incastonata nell'alta costiera amalfitana. È famosa nel mondo anche per la gastronomia, in modo particolare per la maestria dell'arte casearia. Fra tutti il fior di latte di Agerola, una vera e propria eccellenza apprezzata da tutti, frutto della qualità dei prodotti utilizzati e trasformati con abilità e passione dai produttori. Autenticità, tradizione e cultura sono le parole chiave che descrivono il fior di latte di Agerola, dal sapore inconfondibile. Formaggio fresco a pasta filata di latte vaccino di altissima qualità proveniente da una o più mungiture consecutive che viene consegnato ai caseifici entro 24 ore dalla mungitura. Tra le eccellenze casearie agerolesi anche le provole affumicate, trecce, caciocavalli e il provolone del Monaco d'Oppo. Una vera e propria arte che si tramanda di generazione in generazione, come avviene per il caseificio Ruocco, fondato nel 1960 da Matteo Ruocco e che oggi continua a produrre grazie alla terza generazione che continua a portare avanti la tradizione. E diamo il benvenuto a Kai, a Matteo Ruocco del caseificio Ruocco di Agerola. Buongiorno Matteo, grazie. Buongiorno. Matteo, grazie per esserti collegato con noi stamane a Caia, perché attraverso te andiamo a parlare dell'arte casearia e in modo particolare delle eccellenze di Agerola. Una vera e propria passione. Grazie a voi che ci date questa opportunità e visibilità. Perché Agerola ha bisogno, non solo il caseificio Ruocco, ne ha bisogno Agerola, perché Agerola è la catena dei mondi lattali, e quindi già il nome la dice tutta, insomma. Abbiamo quest'arte casearia e questo nobile prodotto che ci permette di lavorare e darci le soddisfazioni, non solo lavorare, ma anche le soddisfazioni economiche al palato. È un'arte casearia amata, apprezzata in tutto il mondo, possiamo dire. Quando si parla di Agerola, immediatamente per i buon gustai si pensa subito al fior di latte di Agerola o comunque a tutti gli altri prodotti caseari che fate ad Agerola. Sì, è vero, oggi godiamo di un bel nome, ma il nome non si costruisce in un attimo e certo. Agerola nasciamo tutti allevatori per il passato. E dopo si sono trasformati, tutte le piccole aziende sono diventate caseifici. Oggi il nostro prodotto, ma soprattutto Agerola, con la posizione che ci troviamo, come hai fatto vedere questo mozzafiato nell'apertura, a 700 metri a livello del mare, tra mari e monti, incastonate tra la montagna, questo paese ci permette un clima adatto alla fermentazione della cagliata. E poi aggiungiamo la maestria dei casari che ci hanno insegnato come Dio Madre Natura ha fatto nascere, e noi abbiamo conservato gelosamente questa tra virgolette ricetta, la portiamo avanti e oggi raccogliamo dei frutti che nemmeno noi ci aspettavamo e nemmeno noi conoscevamo questa potenzialità di questo prodotto. Poi i gastronomi, le pizzerie ci hanno fatto sì che questo prodotto sia preso sempre più mercato, e abbiamo fatto una gratificazione sia ai caseifici sia agli antenati che ci hanno lasciato questo tesoro. Agerola ha avuto grande successo attraverso appunto l'arte casearia anche al Vinitaly, no? Siete stati lì a Verona in occasione di questa edizione 2024, tanti apprezzamenti per voi caseari, no? Voi maestri del latte. Un posto importantissimo come Vinitaly ci ha permesso di portare due prodotti d'eccellenza come il fior di latte, che abbiamo fatto la caseificazione sul posto, ma abbiamo portato anche il prodotto di nicchia, che è il provolone del Monaco, abbinato a dei vini importanti, abbiamo portato dei prodotti altrettanto importanti e l'abbiamo detta tutta, insomma, abbiamo fatto la nostra bellissima figura, siamo stati in posti importanti dove prima non siamo stati mai presenti, ma ci siamo stati onorati e di
presentare questo prodotto a Vinitaly con grande successo e grande soddisfazione per Agerola e per me, lo devo dire, ahimè, anche per me è stata una bellissima esperienza. Ecco, io da consumatrice di formaggi, io vado pazza per la mozzarella, per i provoloni, per tutto ciò che è fatto con il latte. Ecco, il sapore è inconfondibile, no? Spesso sentiamo dire questa cosa. Io ho assaggiato i vostri prodotti caseari, ho avuto occasione la scorsa estate di trascorrere un po' di tempo proprio ad Agerola per dei festival, degli incontri culturali, quindi ho avuto anche modo di assaggiare questi prodotti. Ecco, il sapore inconfondibile del fior di latte di Agerola, a cosa è dovuto? Alla vostra passione, alle vostre mani? Sono tutti passaggi molto molto delicati. Innanzitutto ci vuole la materia prima, che è il latte intero, la coagulazione viene fatta 2 volte al giorno, così la raccolta del latte viene fatta 2 volte al giorno. E il latte che compriamo, il caseificio, parlo in nome di tutti i caseifici, il latte che compriamo in Italia è tutto latte di prima scelta, latte intero, non pastorizzato. E quindi, aggiungendo la fermentazione naturale, che cosa succede? Succede che sprigiona quelle che sono tutte le qualità del latte, anche la carica batterica un pochettino alterata, non guasta nel prodotto fresco. E come dicevo prima, tutto questo lo permette quell'aria che abbiamo da Gero, quel clima tra mari e monti, fare questa fermentazione che è molto dolce, nello stesso tempo abbiamo la notte che è molto fredda, e quindi ci permette di fare questo lavoro di fermentare come in altri posti non possono fare. Questo è un valore aggiunto. Non dobbiamo dimenticarci che il posto, il clima, è proprio, si sposa bene con questo prodotto, con questo habitat di fermentazione del latte. Ma E poi la mano del casaro, che è importantissima, perché non mettiamo, non, cioè, non Non ci aiutiamo con sostanze chimiche, ma tutto naturale. Questo vale per il caseificio, ma per tutti gli agerolesi. Il ecco, caseificio. Matteo, ma quanto lavoro c'è dietro alla realizzazione di un'eccellenza come questa? Cioè, la vostra giornata a che ora inizia e a che ora finisce? La nostra giornata inizia a mezzanotte e finisce a mezzanotte del giorno successivo. Noi, ringraziando a Dio, facciamo delle turnazioni in famiglia, tra operai, che poi siamo sempre noi, cugini, è una grande famiglia come la mia, anche gli altri, che si dedicano a questo lavoro. È Se tu fai lavoro. stata, la tua è stata fondata nel 1960, quindi un bel po' di tempo fa. Chiedo scusa. Scusami. No, tranquillo, tranquillo. Sintomi della notte, Della stanchezza, poi arrivo io di mattina che invece di no. farti riposare ti faccio collegare in trasmissione. Questo periodo è freddo, poi a quest'ora fa caldo. Sì, la nostra, come dicevo prima, mio padre e mio nonno erano allevatori, poi per esigenze maggiori hanno messo a coagulare il latte. Nel 60, come all'inizio dell'Italia che cresceva, si sono guardati un attimo negli occhi e dice: è il momento di coagulare, di invadere quello che è il mercato di Napoli, e sono iniziato a fare le prime coagulazioni. Quindi ha iniziato il nonno, poi i figli, ora ci siamo noi. Mi auguro che dopo di noi ci saranno i nostri figli, i nostri nipoti, ma non perché l'abbiamo fatto noi, perché il lavoro deve piacere. Devono capire tutti che cos'è l'arte del casare e soprattutto migliorare quello che hanno fatto gli antenati e quello che abbiamo fatto noi in questo passaggio. È molto importante e fondamentale di non vivere di quello che noi abbiamo lasciato o lasceremo, ma soprattutto di fare ancora di più quello che è la realtà di questo momento.
Matteo, il bello delle nostre aziende, delle nostre piccole realtà campane, no? È che c'è la possibilità di venire nelle aziende e rendersi conto, no? Del lavoro che c'è dietro ad un'eccellenza, a un prodotto. Quindi possiamo venire nel caseificio e divertirci anche noi a creare il fior di latte, la mozzarella? Io me lo auguro, anzi, colgo l'occasione per invitarvi perché è importante che voi vedete e toccate con mano che cosa sono le realtà del latte del Casaro. Poi dietro c'è un lavoro immenso perché si inizia dalla stalla. Noi dobbiamo visitare prima le stalle, quelle poche realtà che ci sono, quelle poche realtà che reggono il sistema. E quei pochi investimenti che noi continuiamo a fare sulle stalle, perché è la materia prima che ci permette di fare, di dire io sono di Agero, sono le materie prime importanti e fondamentali in tutti i lavori, in questo e nel latte in modo particolare. E noi non ci siamo allontanati molto da questa realtà che è il latte locale, che è una priorità assoluta per il Casaro. Matteo, c'è qualche aneddoto in questi lunghi anni, non so, legati alla tua infanzia, al tuo primo approccio con il latte e poi la trasformazione del latte? Ma diciamo che io sono nato non con le mani nel latte, con i piedi, Ah, ecco. fin da piccolino, non c'era tempo, mia mamma e mio padre mi facevano, ecco perché sono abituato anche a dormire all'impiedi, come i cavalli. Mia mamma e mio padre mi facevano dormire a fianco al loro lavoro, per esigenza, per tante cose. Aneddoti ce ne sono tantissime, uno fin da piccolino c'era quella cosa di imparare in fretta, di vedere gli altri casari, di fare innovazione, di guardarmi un attimo negli specchietti per vedere dietro che cosa arrivasse, ma soprattutto guardare avanti per vedere il futuro che arrivava e che noi non ci potevamo far sorgire. Oggi abbiamo costruito, grazie alla mia famiglia, a me che ho rappresentato, abbiamo costruito qualcosa di importante. Come tutti gli agerolesi, ma mi posso onorare della mia famiglia che ha permesso di fare un prodotto di eccellenza, non solo il fior di latte, il provolone di Monza, ma soprattutto possiamo dire abbiamo le stalle dove abbiamo le nostre mucche. Questa è una cosa importante per me, ci tengo molto perché è una radice forte, una radice che ci tiene in alto, ci fa chiamare rocco. Questa è una cosa bellissima per me. Come ti ho detto, Matteo, prima, io adoro il formaggio, no? Tutti i derivati del latte li adoro, quindi non mi applico neanche nella preparazione, nel senso che se vado a comprare le mozzarelle io le prendo e me le mangio, cioè non vado a confezionare il piatto e via dicendo, proprio perché ne sono golosa. Però un consiglio, no? Per gustare al meglio il fior di latte di Agerola. Come lo possiamo mangiare? Allora, il fior di latte di Agerola, innanzitutto dobbiamo prendere una pezzatura che gira, pesa sui 600-800 grammi. Non dobbiamo tenere in frigo, se casomai ci sta, la dobbiamo riscaldare un po' nell'acqua tiepida e vediamo che sprigiona tutto quello che è il latte, tutte quelle che sono le caratteristiche del fior di latte. Se la mangiamo fredda come tutti i prodotti, non si assapora bene quello che è la realtà, quello che è il fior di latte, perché ogni cosa va a sua temperatura, soprattutto d'inverno ci vuole l'aiuto di acqua calda, però la pezzatura deve essere 600-800 grammi. Con una bella insalata di pomodori, visto il periodo. La consiglio. Oppure, devo dirti la verità, io l'adoro anche nel panino con la mortadella. Il panino altrettanto, ma se parliamo di Agere dobbiamo mettere un po' di pane a biscotto. Non so se quel pane che si bagna nell'acqua ha presente in questo sempre Stella di Agere. praticamente, esatto, quello che sbricioliamo facciamo a pezzettoni grossi nelle insalatone. Sì, quella lì è. Vabbè, quella è top. Poi se vogliamo c'è la provola affumicata che pure fa da padrone
sul mercato, nelle gastronomie, che pure va accompagnata bene con tanti prodotti. Io la consiglio, la provo affumicata con un po' di tonno, però sono tutti prodotti che ben cucinati si fanno mangiare, ma soprattutto sono molti utilizzabili, nel senso che sono buoni da mangiare freschi e cotti. Questo è un fatto fondamentale. Questa della provola con il tonno devo provare perché non lo, è un abbinamento che non ho mai fatto, quindi appena ho la possibilità proverò questo tuo abbinamento in attesa poi di conoscerti, di venire a mangiare da Gerola un po' di mozzarella, un po' di fior di latte. Matteo, io ti ringrazio davvero tanto per averci raccontato il mondo dell'arte casearia di Agerola. Attraverso te, ovviamente, ringraziamo tutti coloro che quotidianamente ci regalano queste prelibatezze agerolesi. Grazie a voi, grazie a voi.